Buonasera, bentornati su Terre Siciliane. Oggi siamo qui con Luisella Civardi Capellini che ci parlerà di comunicazione non violenta. Grazie di essere qua, Luisella, benvenuta. Grazie a te, Giovanni, e a tutti gli spettatori, presenti e futuri. Grazie a te. E quindi, niente, io mi sono interessato di questo argomento di cui mi hai parlato tempo fa, che conosco così per sentito dire, però sarà una buona occasione di approfondirlo con te lunedì prossimo. Ci spiegherai di questa nuova forma di comunicazione e di come è nata, di come applicarla, eccetera. Sì, parleremo della CNV o comunicazione non violenta. È un tipo di comunicazione, un linguaggio, un nuovo linguaggio che è stato messo a punto, diciamo, da Marshall Rosenberg negli anni 60, quindi non è recentissima, ma non si è ancora abbastanza diffusa, diciamo. Rosenberg è stato uno psicologo statunitense e appunto per tutta la vita ha studiato nuovi modi poter comunicare in maniera non violenta, e questo è il risultato. Perché abbiamo bisogno di un nuovo linguaggio, di un nuovo modo di comunicare? Sostanzialmente perché la nostra società è intrisa, si esprime essenzialmente in un linguaggio aggressivo e prevaricatore, sia nei fatti che proprio nel modo di parlare. E noi stessi siamo cresciuti in questa modalità, non abbiamo avuto un'educazione che ci permette di esprimere i nostri reali sentimenti e bisogni. Un'educazione emotiva, come si suol dire. Per cui, niente, questo linguaggio è praticamente per noi una nuova lingua e come abbiamo imparato l'inglese, il tedesco, il francese, eccetera, possiamo assolutamente imparare questo nuovo modo di comunicare. Cos'ha di diverso rispetto al nostro solito modo di comunicare? È il fatto che ci permette di mettere a punto nella comunicazione i nostri sentimenti, quindi essere consapevoli dei nostri sentimenti quando interagiamo, ma soprattutto possiamo diventare consapevoli dei nostri bisogni e poterli esprimere senza giudizio o senza pregiudizio nei nostri confronti, ma altresì considerare, tenere in considerazione, mediare con i sentimenti e i bisogni dell'altra, del nostro interlocutore. E Marshall Rosenberg ha definito questo linguaggio il linguaggio giraffa. Giraffa perché come metafora appunto è l'animale che sul pianeta ha il cuore più grande. È un animale mite, ma che sa difendersi. In opposizione al linguaggio sciacallo che è il nostro, è quello a cui siamo abituati fondamentalmente, che è come metafora appunto lo sciacallo che si compiace o comunque aspetta i guai degli altri, no? Quindi è praticamente un linguaggio aggressivo e violento. Possiamo ancora dire cos'è la violenza, innanzitutto, possiamo anticipare a dire che cos'è la violenza per Marshall Rosenberg. La violenza essenzialmente è l'incapacità di un'anima, di un individuo di non riuscire a trovare una soluzione verbale, pacifica, in una situazione di conflitto. Quindi è un'anima, un individuo che non pensa nemmeno di avere la possibilità, le risorse per potersi esprimere e risolvere le situazioni conflittuali della vita, per cui ci si ritrova poi ad essere appunto ad attaccare, ad aggredire in qualsiasi modo per poter esprimere il nostro disagio. Ecco, questo fondamentalmente è la CNV. Eh no, molto interessante, grazie. Infatti ho visto che della
nella presentazione che poi esporrai lunedì prossimo, ci sono anche degli esercizi pratici che si possono fare proprio per scendere sul concreto e capire come applicare questa nuova forma di linguaggio nella vita di tutti i giorni. Quindi, bene, io ti ringrazio molto, Luisella, della tua anticipazione di oggi e ci vediamo, do appuntamento a lunedì prossimo, appunto 23 di gennaio, con Luisella Civardi Capellini e con la comunicazione non violenta. Grazie, Luisella. Grazie, Giovanni, a te. A lunedì.